Siamo qui con il professor Francesco Cassata, docente di storia contemporanea all'Università di Genova, prima a Torino, ricercatore che soprattutto si è focalizzato sul fascismo e sugli anni, sull'Italia, ma non soltanto evidentemente, sugli anni 30, degli aspetti ideologici e fattuali del regime. Il tema di questa lezione, come vedete, è un duce moderno, Mussolini moderno. Il tema è, nell'ambito della biennale di tecnocrazia, di tecnologica, di questa del Politecnico in cui siamo ospiti, il tema è quello se esista, diciamo così, per metterla semplicemente, se esista una scienza fascista oppure se è il fascismo che si è appropriato, in qualche modo ha fascistizzato i progressi e gli studi di scienziati, di tecnologia, di ingegneri, eccetera, nel corso del regime. Ecco. L'idea quindi, se il fascismo abbia rappresentato una modernità alternativa rispetto, in quegli anni, rispetto ad un'idea di società da una parte bolscevica, dalla parte della rivoluzione russa e dall'altra delle democrazie liberali. Ecco, allora, Francesco. Grazie. Questa presentazione, grazie per questo invito a Biennale di Tecnologia su un tema che interceta l'anniversario in corso, un anniversario che tuttavia non sembra aver portato ad approfondimenti finora, insomma, significativi per quanto riguarda il rapporto fra fascismo, scienza e tecnologia. E quindi è una bella occasione, insomma, per me, penso in generale per la Biennale, insomma, discutere di questi temi che tutto sommato dovrebbero essere maggiormente esplorati dalla storiografia. Nella presentazione di oggi, in realtà, quello che vorrei proporre è innanzitutto un approccio metodologico diverso rispetto a alcuni studi sono emersi negli ultimi anni, ovvero non analizzare la scienza sotto il fascismo, su questo è stato pubblicato già qualcosa, insomma, ma analizzare proprio i processi di fascistizzazione della scienza nel corso degli anni 20 e soprattutto degli anni 30. E da questo punto di vista il punto di partenza storiografico è quello di fare riferimento a una serie di studi. Io ho indicato qui alcuni nomi, in particolare modo Roger Griffin, Tiago Saraiva e Lino Camprubi, per quanto riguarda soprattutto il Portogallo, che hanno studiato, che hanno affrontato, insomma, il fascismo come espressione, come di un esperimento sociale, politico, volto a plasmare, a trasformare il mondo naturale e sociale, con l'obiettivo in un certo senso di rigenerare, in senso palingenetico, la comunità nazionale organica, in termini modernisti, una modernità alternativa, appunto come diceva prima Cesare, rispetto al bolscevismo da un lato e alle democrazie liberali dall'altro. Quindi il punto è, da un lato, quello di superare l'idea di un fascismo esclusivamente irrazionalista, antimodernista, idealista, eccetera. Il fascismo è stato anche questo, ma non solo questo. E dall'altro lato superare l'idea, come dire, mertoniana di un legame necessario, indissolubile, fra scienza e democrazia. Entrambi questi elementi devono essere superati nel tentativo di ragionare appunto su quello che è stato, su quello che vuol dire il processo di fascistizzazione della scienza. Su questo tema si è scritto molto, ad esempio, per quanto riguarda la Germania nazista. Insomma, nessuno potrebbe, insomma, mettere in dubbio oggi, insomma, il rapporto esistente
all'interno del Terzo Reich tra scienza e politica, nel contesto italiano e più in generale nel contesto di studi generali sul fascismo a livello europeo, manca tuttavia uno studio, insomma, che sia arrivato a quel livello di approfondimento che ha riguardato la Germania nazista. Per cui, diciamo, questa è anche una proposta, insomma, di avviare progetti di ricerca in questa direzione. Gli esempi che vorrei fare oggi sono tre, sono sostanzialmente tre, e sono legati a tre diverse modalità, a diversi temi. Il primo, appunto, è quello della standardizzazione, potremmo dire, di oggetti, di organismi tecnoscientifici, che si esprime soprattutto, questo è il caso che vorrei presentarvi, nella circolazione dei grani di Nazareno Strampelli in relazione alla cosiddetta battaglia del grano negli anni 20 e 30. Secondo elemento è la ricostruzione, la rielaborazione da parte fascista di quello che potremmo definire un nuovo ordine spaziale e temporale. Il fascismo elabora una propria concezione di spazio e di tempo, e da questo punto di vista vi presenterò il caso del Circo Massimo, in realtà, come uno spazio che viene, come dire, fatto riemergere proprio dall'azione di ridefinizione urbanistica del fascismo, per poi diventare una sorta di palcoscenico dei risultati e degli obiettivi della scienza e della tecnologia fascista alla fine degli anni 30. Infine il terzo punto riguarda il tema, potremmo dire, dell'uso politico e dei processi di musealizzazione anche della storia della scienza e della tecnologia, che conosce uno sviluppo significativo negli anni 20 e 30, e per ragionare di questo problema esamineremo in particolar modo la lunga gestazione del progetto di un museo italiano nazionale della scienza e della tecnica, quel museo che è nato, come sappiamo, a Milano, intitolato a Leonardo da Vinci, inaugurato nel 1953, ma che in realtà, come vedremo, affonda le sue radici, insomma, almeno alla fine degli anni 20. Allora, vediamo il primo punto, il tema del rapporto, insomma, tra scienza e politica e tecnologia, anche in relazione all'autarchia, potremmo dire, a questo inizio di autarchia che è rappresentato dall'investimento del regime fascista nell'incremento della produzione cerealicola, di grano tenero in particolar modo, quindi per il pane, a partire dalla metà degli anni 20. La figura centrale in questo connubio fra scienza, tecnologia e politica è sicuramente quella dell'agronomo Nazareno Strampelli, che oggi viene citato soprattutto in relazione nei dibattiti pubblici, insomma, al grano Cappelli, insomma, il grano senatore Cappelli, che viene spesso definito come un grano antico, insomma, mentre non è assolutamente un grano antico, ma un grano selezionato appunto da Strampelli, ma non è nemmeno forse tra le varietà di grano selezionate da Strampelli la più importante, un grano duro, mentre l'attività di Strampelli si è espressa soprattutto nel campo del grano tenero, nella produzione di ibridi di grano tenero. La figura di Nazareno Strampelli non nasce col fascismo, inizia Strampelli le sue attività scientifiche in età liberale, come vedete, insomma, a partire da una cattedra ambulante di granicoltura in una cittadina, se volete, periferica, ma molto importante dal punto di vista della cerealicoltura, cioè Rieti. Nel 1919, quindi in una fase prefascista, diventerà direttore dell'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura a Roma, quindi da Rieti a Roma, e assumerà un ruolo significativo di lì a breve, appunto, come il principale teorico, per certi versi, della sperimentazione agraria connessa con la battaglia del grano. Perché la figura di Strampelli è importante? Perché in qualche modo può essere, a Strampelli può essere ricondotta quella prima rivoluzione verde, tra virgolette, insomma, che
si sviluppa in Italia, non solo in Italia, nel contesto europeo, proprio negli anni 20, anticipando per certi versi quella che viene riconosciuta come la rivoluzione verde di Borlaug, insomma, degli anni 50 e 60. In che cosa consiste questa rivoluzione? Consiste nella produzione di, nell'uso, insomma, di una nuova tecnica di ibridazione attraverso l'impollinazione artificiale per la produzione di nuove varietà ibride, appunto, in questo caso di grano. Un'ibridazione che è un'ibridazione mendeliana, quindi un'applicazione del mendelismo agli ambiti della sperimentazione agraria. Strampelli ha letto Mendel, lo legge nel 1905, sapete che leggi di Mendel vengono, tra virgolette, riscoperte, insomma, nel 1900, quando gli scritti di questo oscuro abate di Brno vengono tradotti, insomma, in inglese, quindi cominciano a circolare nella comunità scientifica, in tedesco, cominciano a circolare nella comunità scientifica internazionale. Strampelli legge Mendel e applica il mendelismo per la produzione, appunto, di ibridi di grano. Vi ho indicato qui le diverse fasi che caratterizzano il complesso processo, che caratterizzano il complesso processo di standardizzazione degli ibridi di grano, le cosiddette razze elette o varietà elette di Strampelli, dall'ibridazione vera e propria alla selezione, cioè la stabilizzazione dell'ibrido nelle generazioni successive, al processo di testing, cioè di valutazione, insomma, delle linee pure per produttività, resistenza a malattie, eccetera, eccetera. E infine la moltiplicazione di questi ibridi nei campi sperimentali acquisiti dalla Stazione Sperimentale di Rieti e dall'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura. Alcuni degli ibridi prodotti da Strampelli sono estremamente noti, estremamente importanti. Vi ho indicato qui alcuni esempi. Il grano Carlotta Strampelli, dal nome, insomma, della moglie di Strampelli, che era la sua collaboratrice, Carlotta Parisani, è un incrocio tra due varietà diverse, il Rieti, il grano Massi, e prende da queste due varietà due caratteri fondamentali. Da un lato la resistenza alla ruggine, insomma, questa prodotta, la malattia prodotta da alcuni funghi sul grano, e dall'altro lato la resistenza all'allettamento. L'allettamento che cos'è? È la tendenza di una spiga di grano ad allettarsi, insomma, a piegarsi durante la fase della crescita. Quindi due caratteri appartenenti a due diverse varietà che vengono fusi insieme in un nuovo organismo tecnoscientifico, appunto. 1920, guardate il nome, l'ardito, insomma, no? Il nuovo grano ardito, che nasce da un triplice incrocio tra tre varietà: la varietà Rieti, la varietà Wilhelmina Tarve e una varietà giapponese, la Kagomuchi, prendendo queste varietà alcuni elementi fondamentali, in particolar modo la precocità, che vuol dire anticipare sostanzialmente il momento della mietitura, insomma, e quindi evitare i problemi connessi con la siccità, ad esempio, oppure con la diffusione delle zanzare, insomma, e quindi la malaria, ecco, quindi una serie di vantaggi, e di nuovo la resistenza all'allettamento. Queste nuove varietà ibride di grano diventeranno, e altre che Strampelli continuerà a produrre negli anni successivi, diventeranno sostanzialmente il nocciolo duro, potremmo dire, della battaglia del grano, ovvero le varietà su cui in gran parte si baserà la battaglia del grano fascista, attraverso un processo di strutturazione, potremmo dire, politico-economica della sperimentazione scientifica di Strampelli. Nel 1925 viene creato, e siamo già quindi in stato fascista, il Comitato Permanente del Grano, che non vede sedere soltanto Nazareno Strampelli, ma altri agronomi, soprattutto figure importanti dell'apparato dello Stato, soprattutto in ambito economico, e dell'industria chimica, perché sono varietà di grano che utilizzano in maniera più efficace i fertilizzanti, e quindi i fertilizzanti chimici, e quindi consentono anche e alimentano le aspettative dell'industria chimica. A questo si aggiunge poi un processo di produzione e di distribuzione dei grani
di strampelli che avviene attraverso la costruzione a livello nazionale di un network di campi sperimentali che fa capo all'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura e attraverso l'elaborazione di una associazione definita associazione di riproduzione sementi, riproduttori sementi di Rieti, che in qualche modo certifica la distribuzione e la circolazione dei grani di strampelli. Vedete quei sacchi, insomma, quello è il deposito del il magazzino dell'associazione riproduttori sementi, e quelli erano appunto i sacchi dei grani di strampelli con il logo dell'Istituto Nazionale di Genetica della Cerealicoltura. Insomma, quindi vuol dire standardizzazione di organismi tecnoscientifici che circolano all'interno del sistema politico e economico del regime fascista. A questo si aggiunge l'ultimo elemento, anche il rapporto con i mugnai, i panificatori, in un certo senso vengono costruiti dei laboratori tecnologici che possono apparire estremamente rudimentali agli occhi odierni, ma in quel contesto sono estremamente significativi, perché in un certo senso connettevano la dimensione politica e simbolica dei grani di strampelli a dimensione produttiva, costruire dei grani per produrre il pane e la pizza fascista sostanzialmente all'interno di strutture di panificazione collegate con l'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura. L'ultima dimensione è piuttosto significativa, è la dimensione, potremmo dire, materiale della propaganda e dell'immaginario connesse con questa connessa a questo legame, insomma, tra scienza agronomica e regime. L'esempio più eclatante probabilmente è l'impianto coreografico ideato per la Mostra Nazionale del Grano del 1932, dove vedete l'assortimento delle razze elette di strampelle, viene disposto tutto attorno alla statua di un ardito, no, fiero, vestito di tutto punto. Quindi abbiamo, come dire, la materializzazione della propaganda, no? La figura dell'ardito da un lato, la mobilizzazione politica, e dall'altro lato l'ardito che si fa grano, che si fa pane, no? E che quindi in un certo senso trasferisce questo immaginario direttamente nel campo della produzione economica e dell'alimentazione degli italiani. Il secondo esempio che vi vorrei fare, che in un certo senso mostra questo legame tra dimensione simbolica e dimensione materiale, ma spostando il discorso su questioni più legate, se volete, all'urbanistica e all'architettura, è quello del Circo Massimo. Alla fine degli anni 50, beh, questo è Ben Hur ovviamente, insomma, alla fine degli anni 50 la produzione hollywoodiana di Ben Hur vorrebbe girare la famosa scena della corsa delle quadrighe al Circo Massimo. La sovrintendenza di Roma, dopo un primo accordo, insomma, apparentemente positivo, risponde invece negativamente: non si può fare perché il Circo Massimo deve essere preservato rispetto a interventi così invasivi, e quindi quella scena, come saprete, insomma, viene di fatto ricostruita in altre zone, al Circo di Massenzio vicino alla via Appia e nell'ippodromo nascente di Tor di Valle. Ma l'obiezione della sovrintendenza era piuttosto strana, sinceramente, alla fine degli anni 50, perché in effetti almeno dalla fine degli anni 30 il Circo Massimo si era in realtà organizzato un po' di tutto, anzi era stato proprio il fascismo a trasformare quello spazio attraverso un processo di rigenerazione, potremmo dire di demolizione prima e di rigenerazione dello spazio e del tempo, in un certo senso. Che cos'era l'area del Circo Massimo prima della metà degli anni 30, quando iniziarono i lavori, insomma, di demolizione e di riedificazione del Circo Massimo? Era un luogo pieno di attività e di vita, sostanzialmente. Il Circo Massimo non c'era, così come lo conosciamo oggi. All'interno di quell'area c'erano
delle attività economiche, c'era ad esempio un gasometro per produzione di gas per l'illuminazione, c'erano delle attività agricole, vedete la mappa con gli orti che occupavano il circo massimo, c'era una fabbrica di pasta, c'era un cimitero, il cimitero ebraico, che si trovava in quell'area. Tutto questo viene sostanzialmente demolito a partire dal 1934 e questo spazio viene trasformato, viene svuotato insomma di tutti i suoi significati precedenti, viene trasformato in una sorta di frame, di cornice per una cosmogonia fascista, potremmo dire, sia simbolica che materiale, simulata e messa in scena insomma nello stesso tempo. Che cosa succede? Il cimitero ebraico, ad esempio, viene distrutto e spostato all'interno del cimitero del Verano. I cipressi che oggi potete vedere lungo viale del Circo Massimo sono esattamente i cipressi del cimitero ebraico. Le case, le abitazioni di quell'area vengono sostanzialmente distrutte, una sessantina di famiglie viene data un'opzione molto radicale, o accettare poche decine di lire per trasferirsi, o accettare una nuova casa nei quartieri popolari che stanno nascendo a Pietralata. Quindi è un'operazione che sconvolge direttamente le vite delle persone che lavorano, che vivono in quell'area. Al posto di questo spazio emerge in giro di pochi anni il Circo Massimo, che diventa un punto di riferimento di nuovi interventi urbanistici, soprattutto in relazione alla guerra di Etiopia e al colonialismo fascista. Poco distante dal Circo Massimo, come ricorderete, era collocata in piazza di Porta Capena la stele di Aksum, che è stata poi smantellata e restituita all'Etiopia nel 2003-2005. In quell'area dove il palazzo attualmente è il palazzo della FAO, era doveva essere il palazzo del Ministero dell'Africa Orientale Italiana. Quindi un insieme di simboli e di riferimenti ruota attorno al nuovo spazio, al nuovo Circo Massimo. Ma il punto per cui questo esempio è interessante in un contesto come quello di oggi è che l'azione fascista non si limita soltanto al colpo di piccone, insomma, simbolico, palingenetico, no, di Mussolini. Creato questo spazio nuovo, fatto riemergere questo spazio in una connessione simbolica, insomma, con la romanità, il nuovo spazio viene riempito, viene trasformato in un spazio espositivo, all'interno del quale uno spazio espositivo con padiglioni in stile razionalista modernista, opera di Adalberto Libera e di Mario De Renzi. Adalberto Libera e Mario De Renzi erano stati gli architetti che avevano ricostruito, ricorderete, la facciata della mostra della rivoluzione fascista, insomma, nel 1932, in stile modernista. Questi padiglioni ospitano tra il 1937 e il 1939 una serie di mostre molto importanti dedicate, vedete, alle colonie estive e all'assistenza all'infanzia, all'industria tessile e alla moda, al dopolavoro e all'attività estrattiva italiana, la mostra del minerale italiano. In un certo senso il fascismo celebra se stesso. Se la mostra della rivoluzione fascista del 1932 era stata una mostra retrospettiva, storica, che aveva riletto il passato per celebrare l'ascesa del fascismo, queste mostre celebrano invece il fascismo in atto sostanzialmente, celebrano l'azione economica, scientifica e tecnologica del fascismo in vari ambiti, la scienza e il commercio per quanto riguarda l'industria tessile, l'autarchia per quanto riguarda l'industria estrattiva, ma anche l'intervento di trasformazione dell'uomo nuovo, della donna nuova fascista, sia per quanto riguarda le giovani generazioni, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro. Questo quindi, quando Hitler visitò Roma nel maggio 1938 e lungo il suo percorso attraversò
il nuovo viale del Circo Massimo, probabilmente vide una situazione di questo genere. Un Circo Massimo, come vedete, che era stato trasformato in uno spazio espositivo, espressione di una società fascista che doveva presentarsi come perfettamente ordinata, rigenerata, prospera e innovativa. Se guardate ad un esempio di una di queste mostre, la mostra del tessile italiano, vedete come ad esempio Adalberto Libera curò il padiglione della SNIA Viscosa, in cui si ricostruiva l'intero processo produttivo dell'Anital, una di queste fibre artificiali prodotto dalla caseina del latte. Per cui guardate anche questa dimensione iconografica, no? Da un lato avete il riferimento alla romanità, però collegato con la modernità, no? In questa, nella celebrazione dell'autarchia tessile, e dall'altro lato immaginate i visitatori che attraversano questo padiglione che parte dal latte, quindi da questa dimensione contadina rurale, no? Per arrivare attraverso tutta una serie di processi chimici, insomma, e tessili, alla fibra artificiale, quindi alla modernità in un certo senso. Da ultimo passaggio, lo spazio del Circo Massimo è 39-40, quindi siamo nel contesto dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In un contesto così drammatico diventa uno spazio di simulazione e di intrattenimento. Si nasce un parco attrazioni, insomma, all'interno del Circo Massimo, un villaggio balneare, un villaggio d'inverno durante la stagione invernale, e in questo contesto avvengono anche le prime, nel 39, le prime prove sperimentali di trasmissione televisiva dal trasmettitore di Monte Mario. Quindi uno spazio, si crea uno spazio in un certo senso illusorio e reale al tempo stesso, dinamico, tridimensionale, di edificazione della società, della nuova società fascista del futuro. Se considerate che questa zona centrale di Roma doveva essere collegata attraverso la via imperiale, insomma, che poi è l'attuale via Cristoforo Colombo, allo spazio della nuova esposizione universale del 42 presso l'Eur, allora avete una connessione importante che non è soltanto di carattere urbanistico, ma anche di carattere scientifico, perché una delle mostre fondamentali all'interno delle 42 avrebbe dovuto essere una mostra dedicata alla scienza universale. Uno dei padiglioni più significativi, insieme al padiglione della civiltà, doveva essere quello della la mostra della scienza universale, in cui si doveva dar centralità soprattutto alla ricerca scientifica pura, in un certo senso contrapposta alla dimensione applicativa tecnologica, celebrando, diciamo, la missione, da un lato la missione civilizzatrice universale della scienza, ma dall'altro lato collegando questa dimensione universale alla scienza, all'italianizzazione, alla fascistizzazione della scienza, appunto la scienza universale, ma la civiltà italiana, insomma, nello stesso tempo. L'ultimo esempio che si collega con il discorso che abbiamo fatto, insomma, a proposito di questi usi della scienza e della tecnologia all'interno del nuovo spazio del Circo Massimo, è proprio, come dire, l'investimento, la mobilitazione nel campo della storia, della scienza e della tecnica da parte del regime, soprattutto in relazione allo sviluppo di questa idea, insomma, l'idea di un museo nazionale di scienze della tecnica. Il museo che tutti noi possiamo visitare oggi a Milano, insomma, nasce, viene inaugurato nel 1953, ma diciamo, in realtà la sua storia inizia molto prima, inizia a partire dalla fine degli anni 20. L'idea di un museo vivente, insomma, così come era raccontato dalla stampa dell'epoca, era stata introdotta da Mussolini stesso nel 1928 in un messaggio che era stato indirizzato al neopresidente del CNR, Guglielmo Marconi. E infatti bisogna guardare proprio alla fine degli anni 20 per rintracciare queste radici nella mobilitazione della scienza e della tecnica che culmineranno 10 anni dopo, nel 1939, nelle grandi celebrazioni leonardesche, e che porteranno poi alla nascita di questo museo nazionale.
Nel maggio del 1929 a Firenze si inaugurava l'Esposizione Nazionale di Storia della Scienza, con oltre 10.000 tra strumenti, macchine, libri, manoscritti, sculture e pitture, che verrà resa permanente l'anno dopo con la nascita del Museo di Storia della Scienza e della Tecnica, l'attuale Museo Galileo di Firenze. Il processo è spesso simile, insomma, esposizioni temporanee, istituti di ricerca e musei, no? Questo è un passaggio, insomma, che ricorre spesso, insomma, in questo investimento da parte del regime. Nel 1933 Marconi e il CNR coinvolgono il Museo di Firenze e altri musei italiani nella produzione di modelli e nell'organizzazione di una parte dell'allestimento del padiglione italiano per l'esposizione universale di Chicago, dedicata, come vedete, a Century of Progress, un secolo di progresso. Anche qui padiglione italiano, opera di Adalberto Libera, insomma, con questa struttura a forma di aereo, non casuale. Nella prestigiosa, appunto, cornice della Hall of Science di Chicago nasce l'idea di una raccolta documentaria dei primati della scienza italiana. Insomma, ricorre costantemente, insomma, questo concetto del primato scientifico italiano. Veniva definito il documentario, il cartellario, cioè la raccolta sistematica di documenti che documentassero, di documenti che raccontassero i primati scientifici italiani. Questa raccolta, che venne curata dal chimico Giulio Provenzal, avrebbe dovuto costituire in un certo senso la base per il futuro museo della scienza e dell'industria, era definito in vari modi. Certamente su questa opera si basava il padiglione italiano di Chicago, ma su questo documentario, come è stato come è emerso dagli studi più recenti, vedete qui avete alcuni faldoni, insomma, dell'archivio attuale del documentario di Giulio Provenzal. Diciamo, questa raccolta documentaria di storia della scienza e della tecnologia italiana fu al centro, dopo Chicago, di una serie di altre mostre, in particolar modo la mostra legata all'inaugurazione della nuova sede del CNR nel 1937, nuova sede non casuale, insomma, sapete dove si trova il CNR? A Roma, quindi viene vicino all'università, alla città universitaria, vicino all'Istituto di Sanità Pubblica, quindi a Roma si crea non casualmente, alla fine degli anni 30, nel 1937, un nuovo polo scientifico, un nuovo spazio scientifico urbanistico, che viene a sua volta, diventa centro, no, di investimento nel campo della storia della scienza e della tecnologia. Il salone del Consiglio, o quella che oggi è la sala Marconi, della nuova sede del CNR, è popolato da questi affreschi che raccontano le vicende di questi primati scientifici italiani, da Leonardo a Marconi, da Archimede a Volta, da Galileo a Meucci. Una parte di questi affreschi sono stati nel dopoguerra, diciamo, riadattati, insomma, eliminando i riferimenti più pesanti al fascismo, ma trovate ad esempio questa figura sopra Leonardo, c'è una figura di Vittoria Alata, che qui non si vede benissimo, insomma, questa Vittoria Alata ha il volto di Mussolini ancora oggi. In questo contesto sviluppa, insomma, l'azione di questo ingegnere umanista, potremmo dire, Guido Uccelli, direttore del generale dell'industria di costruzioni di turbine, di pompe idrauliche Riva, che è un instancabile promotore, potremmo dire, degli anni 30 agli anni 60 del progetto di un museo nazionale di scienza e della scienza e della tecnica. Sarà appunto il direttore del museo milanese. E Guido Uccelli, uno dei protagonisti di questa mostra, della mostra leonardesca del
1939, una mostra che tenta, insomma, di esaltare il genio di Leonardo, sia dal punto di vista dei primati scientifici che abbiamo visto finora, sia dal punto di vista della costruzione di un museo vivente, quindi traducendo i disegni di Leonardo in macchine, in oggetti, in artefatti tridimensionali, per cui Leonardo diventa, no, il precursore dell'aereo, dell'elicottero, eccetera, eccetera. È un immaginario che ancora oggi, insomma, continua a essere ricorrente e presente, in un contesto che però, come vedete, è un contesto modernista, insomma, no? È Giuseppe Pagano a curare l'allestimento delle sale della mostra leonardesca. La mostra leonardesca a Milano in realtà era una duplice mostra: da un lato c'era la mostra dedicata a Leonardo da Vinci, ma dall'altro lato, nell'area parallela, c'era la mostra delle invenzioni italiane. E quindi anche in questo caso, insomma, la connessione tra passato e presente era una connessione immediata e diretta. Allora sarà, e questo è qui, concludo, insomma, sempre attorno alla figura di Leonardo che si costituirà il Museo Nazionale di Storia della Scienza e della Scienza e della Tecnica di Milano nel 1953, ancora una volta in occasione di una mostra dedicata a Leonardo da Vinci. Il Guido Uccelli riesce in un certo senso a recuperare tutto quel materiale che era stato prodotto in più copie fin dal 1933, potremmo dire, fino alla costituzione del padiglione italiano alla mostra di Chicago, materiale che Chicago a un certo punto aveva deciso di sostanzialmente restituire all'Italia, perché, diciamo, era in magazzini, anche perché era espressione di un modo di fare scienza nei musei che non vi era considerato più adeguato, ma Uccelli lo riprende, così come riprende gli oggetti leonardeschi, le macchine leonardesche, che sono ancora oggi una parte fondamentale di quel museo, e quindi potremmo dire esiste un filo rosso che collega in un certo senso la mobilitazione fascista nell'ambito della storia della scienza e della tecnica di fine anni 20, inizio anni 30, con la realizzazione poi all'inizio degli anni 50 del Museo Milanese, un filo rosso che è rappresentato dalle persone che ci lavorano, da questo gruppo di ingegneri umanisti che in un certo modo cerca di tenere insieme arte, scienza e tecnologia, e rappresentato da un'idea moderna di allestimento museale, in un certo senso questa idea di, come dire, mettere in scena Leonardo, che ritorna, ma da ultimo anche rappresentata da una certa idea di italianità che continua a essere presente, per cui Leonardo è precursore non solo del genio universale ma anche della stirpe italica, e questo non solo negli anni 30, insomma, qui potremmo anche aspettarcelo, ma anche negli anni 50. Se voi leggete un documento preparatorio del 51 per la mostra del 53 dedicata a Leonardo da Vinci, trovate espressioni di questo tipo: la grandezza anticipatrice di Leonardo, tante volte proclamata, avrà così finalmente la sua evidente dimostrazione e dovrà essere una messa a punto definitiva, realizzando anche un'efficace propaganda di storia della scienza e della tecnica attorno a uno dei più luminosi geni della stirpe italica. Siamo appunto nel 1951 e, come dire, espressioni di questo tipo si sentono ancora oggi, spesso in riferimento a questo rapporto, come dire, a questa nozione di primato scientifico italiano. Queste sono appunto alcune delle pubblicità, insomma, diffuse negli anni 50 che significativamente connettevano, vedete, i cuscinetti a sfera, insomma, con i riferimenti a Leonardo. Bene, quindi, diciamo, in definitiva spero che questi tre esempi siano stati diciamo utili per definire quelli che sono in realtà dei problemi aperti nel campo della ricerca. Da un lato l'esigenza di lavorare sui processi di fascistizzazione della scienza, ragionando sul rapporto, come dire, di coproduzione tra la dimensione politica e la dimensione della,
della ricerca, non c'è un soggetto che strumentalizza l'altro e basta, il politico che strumentalizza lo scienziato e viceversa, il rapporto è molto più complesso, entrambi gli attori hanno interessi, obiettivi che si esprimono appunto attraverso questa coevoluzione, questa coproduzione. Il secondo luogo, probabilmente, uno studio che parta dalla dimensione materiale, insomma, dagli organismi tecnoscientifici, dagli oggetti, può essere una chiave per seguire, in un certo senso anche per connettere, da un lato, la storia politica generalista del fascismo con la storia della scienza e della tecnologia, che ancora oggi purtroppo insomma rimangono spesso ambiti che non dialogano molto tra di loro nel contesto italiano. Grazie, scusate, forse non so se sono stato troppo lungo, ma direi che più o meno ci siamo. Sì. Grazie. Benissimo, il tema è stato bravo, grazie. Mi viene da chiederti a questo punto, proprio per fare due battute finali, se ci sia stata una scelta, cioè tu hai parlato di questo rapporto reciproco tra mondo della scienza e della tecnologia e della ricerca e il potere politico, in quel momento il fascismo, se ci sia stato un mondo della scienza che si sottraeva all'uso strumentale e poi ideologico e alla fine anche in parte rivolto verso un'utilizzazione bellica, perché poi molto della scienza finisce dentro questo obiettivo più generale del fascismo. Non sto pensando, per esempio, mi è venuto in mente, essendo che siamo a Torino, al caso a Filippo Burzio, che era un grande ingegnere, che ha fatto l'ingegnere, ha fatto l'insegnante, ha svolto per intera la sua professione durante il fascismo, ma poi quando c'è stato il momento di scegliere, naturalmente è andato dall'altra parte. Certo, sì. Io, allora, è una questione non semplice, perché in un certo senso, da un lato c'è chiaramente l'antifascismo di alcune figure scientifiche, ma non è questo l'elemento più importante, insomma, in questo rapporto tra scienza e politica. È continua a rappresentare una dimensione minoritaria, soprattutto se si analizza un rapporto fra scienza e politica che è molto più sfumato, in cui anche coloro che in realtà non aderiscono ideologicamente al fascismo, e non sono pochi, perché ci sono in un certo senso tecnocrazie di formazione nittiana e giolittiana, che quindi prefascista, che in un certo senso si inseriscono all'interno di questo investimento del regime nell'ambito delle politiche della scienza, immaginando di poter perseguire autonomamente i propri obiettivi. Quindi il discorso non è tanto un discorso di puramente politico-ideologico, fascismo-antifascismo. Il discorso è, a mio parere, su come si attua e si definisce la politica della ricerca, potremmo dire, negli anni 20 e 30, e quali sono gli attori che vengono coinvolti in questa politica di ricerca. Da un lato c'è un regime che ha, a mio parere, un'idea, e questa idea parte da Mussolini stesso, di una politica della ricerca che sia centralizzata nello Stato e nel CNR, in un certo senso in opposizione all'università, che viene sempre guardata da Mussolini con un certo sospetto, come un ambito che non si riesce a controllare del tutto. Quindi la storia, ad esempio, del rapporto tra regime e CNR, a partire almeno dal 1927, diciamo, e poi sempre di più nel corso degli anni 30, è la storia del tentativo di sottrarre il CNR all'università, all'Accademia dei Lincei, e di connetterlo in maniera più significativa con lo Stato, da un lato, e con il mondo dell'industria, in prospettiva rispetto all'investimento autarchico e all'impegno bellico. E l'idea di costruire, in un certo senso, un complesso militare industriale, scientifico, al pari di quello che stanno facendo altri stati in quel momento. È un progetto che non verrà realizzato, anche per l'opposizione di
una parte della comunità scientifica e accademica. Quindi c'è sicuramente un'opposizione alla comunità scientifica e accademica, cioè c'è anche chiaramente un tentativo da parte di questa stessa comunità di inserirsi all'interno di questo investimento, di questa mobilitazione di risorse simboliche e materiali per raggiungere i propri obiettivi. Amaldi e Bernardini, insomma, quando parteciperanno anch'essi, ad esempio, se parliamo dei grandi nomi della fisica, al progetto dell'E42, e coglieranno quell'occasione per proporre, ad esempio, al regime fascista di finanziare la costruzione di due acceleratori di particelle, insomma, quello che poi faranno, Amaldi farà successivamente a Frascati e al CERN, in tutto un altro contesto. È chiaro che non si aspettano che il regime fascista realizzi quegli obiettivi, ma ci provano lo stesso, perché l'occasione è quella in quel momento. Bene, grazie e buona giornata. Grazie.